38esimo parallelo tra libri e cantine animerà Marsala venerdì e sabato prossimi. Il festival di saggistica, ideato e diretto da Giuseppe Prode, giunta alla sua 8ª edizione, avrà come presente alternativo il tema principale. La rassegna avrà un'anteprima d'eccezione che vedrà protagonista al Teatro Comunale Solli, ma il pianista iraniano Ramin Bahrami. L'edizione 2024 si aprirà poi ufficialmente il 16 di maggio alle ore 10, sempre al Teatro Solli, ma con una masterclass dello stesso Bahrami con gli studenti del Conservatorio Antonio Scontrino di Trapani. Il Festival 38esimo Parallelo si avvale della prestigiosa collaborazione del Parco Archeologico di Lilibeo e della partnership con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Marsala. Proviamo ad indagare questo tempo distopico che ci segna profondamente dal 7 ottobre dello scorso anno. Noi da 2 anni conviviamo con una guerra a 2 ore di aereo da qua, l'Ucraina, e il 7 ottobre con quello che è successo nei territori arabi occupati in Israele ha imposto uno stop e una riflessione anche per chi come noi cura e dirige un festival di letteratura. Un festival di saggistica ha l'obbligo, io dico, di attenzionare quello che è il contemporaneo, e proviamo a farlo a modo nostro. Quest'anno abbiamo avuto un riscontro straordinario da parte di una coralità di istituzioni, di mezzi di informazione, di imprenditori privati che scommettono con noi, segno che questi 7 anni che sono trascorsi in qualche modo abbiamo seminato bene. Abbiamo un programma abbastanza ricco anche quest'anno, apriremo con un'anteprima straordinaria con Ramin Bahrami, ma lo facciamo a nostro modo, non sarà un concerto ma un concerto conversazione con Stefano Valanzuolo, curatore e conduttore di un programma cult di Radio Rai 3, che è Radio 3 Suite. 8ª edizione è un festival di saggistica che noi da sempre abbiamo sostenuto, supportato, essendo grati agli organizzatori 38esimo parallelo, perché effettivamente è un evento che arricchisce, si riesce a mescolare cultura, storia, patrimonio archeologico, attività, iniziative artistiche, in una prospettiva di condivisione, di visione di questo festival che riesce a coinvolgere i giovani, gli studenti, rendendoli protagonisti. Si rinnova il patto di amicizia con l'associazione 38esimo parallelo, alla quale abbiamo da poco rinnovato appunto la concessione per poter fare delle attività con noi del parco. Per noi è un onore e un privilegio poter avere le attività che appunto 38esimo parallelo propone, perché sono sempre sinonimo di grande qualità. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Marsala anche quest'anno ha scelto di collaborare con 38esimo parallelo, perché in contemporanea anche a Marsala ci sarà un importante congresso giuridico con la partecipazione di tutta l'avvocatura italiana su temi che anche 38esimo parallelo affronterà: diritti umani, intelligenza artificiale, ruolo dell'avvocato.